E allora ritorniamo a Brindisi, alla Prefabbricati Pugliesi. Andiamo a leggere quella che è stata la partita in cifre della Prefabbricati Pugliesi. Patti ha tirato meglio da 2 con il 54% contro il 50% di Brindisi. È andato meglio a Brindisi nel tiro dalla distanza con il 39% contro il 35% dei padroni di casa. In crescita anche liberi, 76% contro il 50%. Nota dolente quella dei rimbalzi, 30 quelli di Patti, 10 quelli di Brindisi. Max. Sì, effettivamente è un tema quello dei rimbalzi che avevamo già affrontato quando Coach Moretti fu ospite ad Overtime. Lo chiediamo anche a Michele, il tagliafuori lo alleniamo sì o no? Perché se tutti Puoi fanno il intervenire tagliafuori anche la tu su palla dovrebbe questo. cadere Ma c'è un discorso che parte un po' da Certo, ci sono i tiri, un po' i più rimbalzi lontano, abbiamo fatto lunghi. una scelta che era quella di cambiare sugli pick and roll e alla fine ti trovi con i piccoli sui lunghi e a rimbalzo e i lunghi sui piccoli in difesa. Che dire, cioè, sicuramente sono troppi rimbalzi concessi, pochi presi, è una situazione un po' strana. Pierpaolo, vuoi dire qualcosa su questo dato? Un No. po' perplesso sul dato dei rimbalzi? No, no, i rimbalzi numeri a parte, io ho già detto quello che E penso, poi molto cioè. dipende anche dalla squadra avversaria che si butta, si divincola, insomma, per andare a Ma rimbalzi, voglio dire, Massimo, non è che si gioca da soli. perdonami, è vero questo. Però se andiamo a vedere la partita, cioè Patti ha fatto 62 punti. Cioè il problema è che mancano i punti della prefabbricata in questa partita. Cioè Patti, i suoi limiti sono quelli, è una squadra che contro Brindisi non va oltre 60 punti. E li ha fatti. Cioè questa volta ha fatto 62 punti e ha vinto la partita, tra l'altro con un tiro all'ultimo secondo. Cioè quello che è da discutere, al di là dei 30 rimbalzi contro 10, è il perché di una sconfitta contro una squadra nettamente più debole. Cioè secondo me questo è il punto, perché è Brindisi non può segnare 59 punti a Patti con due falli antisportivi, un tecnico, un arbitraggio a favore, diciamolo pure, una partita giocata a porte chiuse. Cioè questi sono tutti aspetti da non sottovalutare. Il problema è proprio quello, il perché di una prestazione così mediocre, al di là del gullo della situazione o dei 30 rimbalzi. Potrà essere stato il viaggio in pullman. Ma Stai cercando la Viaggio, sì. motivazione. Potrà essere È stato il stato un viaggio in bel. No, pullman. c'è da dire anche che sicuramente sono 2 settimane che non riusciamo ad allenarci al completo, abbiamo diversi problemi fisici Questo comunque è un che dato di fatto hanno colpito importante. È un alcuni dato di giocatori. fatto. In quanti vi siete Sostanzialmente allenati oggi? Oggi c'è stata la ripresa degli allenamenti. Quanti eravate oggi tutti oggi? Ah, ecco. tranne me. E hai sempre si è acutizzato il problema che avevi, il problema lombare. Sì, no, una contrattura alla schiena. Vabbè, comunque, No, quindi sono eravate stati allenamenti 9? dove ci siamo allenati in 5, non è stato facile, insomma, è difficile preparare le partite così, però ripeto, sicuramente con una squadra come Patti non si può perdere. È una sconfitta che mi brucia tanto, che mi dà molto fastidio, insomma. Chissà i tifosi quanto dà fastidio, stiamo aspettando anche i vostri messaggi, ma intanto, essendo arrivati al giro di boa, continuiamo con quelle che sono state con quelle che sono le statistiche, diamo uno sguardo alla classifica dei marcatori del girone B. È strano a dirsi, a dispetto della classifica, il miglior realizzatore è Emanuele Rotondo del Porto Torres, che è attaccato al palo con una media di 21,17 punti a Ma gioca partita. solo lui con il porto da. Tutto da Non solo, c'è ma nessun altro. evidentemente non basta. E allora continuiamo ancora con la classifica. Bacco Evangelisti al secondo della Consumit Siena e poi Longobardi che fa sempre la sua buona figura, Francesco Longobardi, nonostante 40 primavere al terzo posto. Ryan Bucci l'abbiamo visto bene domenica scorsa. Gennaro Sorrentino, prossimo avversario della Prefabbricati Pugliese, posto 5. Bruno Cerella, ce lo ricordiamo bene, del Macchetti Potenza. Sottana Luca di Gragnano. Gilardi, assente domenica scorsa, faceva parte del Patti, che c'è, sì, meno male. Sì. 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 Marco Caprari al nono posto e poi al decimo posto Aleandro Muro per la Prefabbricati Pugliesi Brindisi. Sempre in tema di statistiche, siamo andati a vedere il miglior attacco del girone B di questo campionato di B di eccellenza e vede che il Siena con 1076 punti realizzati, seguito dal Matera con 1057, Firenze con 1043,
in settima posizione il Brindisi con 983 punti. Diverso discorso per quanto riguarda la miglior difesa, dove vediamo comunque il Sant'Antimo al primo posto che ha subito solo 878 punti, ma al secondo posto troviamo la nostra Prefabbricati con solamente 904 punti. Terza posizione per Patti con 913. Che c'è Michele? Comunque. No, pensavo che Sant'Antimo fosse primo. Vedi? Sarà un problema. Attenzione, perché stavolta non diciamo niente alla fine della trasmissione. Non diciamo niente perché ecco, non vorrei fossimo noi, giusto? Noi fra l'altro gli avevamo detto proprio a Felice Angeli. Attento a Gullo! Attento a Gullo, c'era lui davanti. No, a te non diciamo niente. No, non aprite bocca perché.